Fino a qualche settimana fa le giornate delle famiglie iniziavano sempre allo stesso modo. Al suono della sveglia si alzavano grandi e piccini e ci si preparava per la scuola. Oggi è diverso. I genitori con i loro ragazzi e bambini sono a casa e l'unica finestra sul mondo sono i professori e i maestri che, impegnati in lezioni online, insegnano e sostengono i propri alunni e le loro famiglie. Una di loro è Rosaria Vicentini, maestra trentina che, a partire dalla chiusura delle scuole austriache, fa insegnamento a distanza di italiano come lingua 2 ai bambini della Volksschule Innerstadt di Innsbruck. Premetto che l'11 marzo la nostra scuola è stata chiusa e la sera stessa siamo rientrate in Italia. Fin dai primi giorni sul sito della scuola abbiamo caricato dei materiali e delle proposte di lavoro. Nei giorni successivi ogni team di classe ha personalizzato le proposte e si è messo in contatto con le famiglie e i bambini tramite diversi canali. Innanzitutto usiamo le mail per mandare delle comunicazioni personali, lettere ai bambini ed anche per mandare il Wochenplan, cioè il piano di lavoro settimanale proposto. Ogni bambino è impianato sulla piattaforma per un massimo di 4-5 volte la settimana. Dipende dall'età dei bambini. La prima volta che ci siamo visti eravamo tutti molto felici, qualcuno un po' intimidito nello stare davanti allo schermo, però è stato si è subito superato questo problema. Nell'ambito dell'accordo del 2005 firmato tra il Land Tirolo e la provincia autonoma di Trento, 5 insegnanti trentini prestano servizio ad Innsbruck presso diverse scuole. Al pari, 5 insegnanti tirolesi lavorano in Trentino presso l'Istituto Comprensivo Comenius di Cognola Trento nelle classi bilingui. Come tutti gli insegnanti, anche loro hanno dovuto adattarsi al fatto che, in questo momento, tutto si è ridotto all'essenziale e i rapporti sociali sono limitati. Una volta accettata la situazione e preso atto di come stavano le cose, ci siamo reinventate con gli strumenti che avevamo a disposizione. Più che altro inizialmente c'era la preoccupazione di raggiungere tutte le famiglie e tutti i bambini. Per questo motivo la scuola ha messo a disposizione delle famiglie dei tablet. Venendo a mancare la contestualizzazione della lingua, dobbiamo cercare nuovi strumenti per stimolare gli alunni alla produzione orale e principalmente cerchiamo di farli parlare. In Austria le misure sono state differenti rispetto all'Italia e con il 18 maggio si rientra a scuola. I bambini saranno in classe secondo una turnazione che permette di lavorare in piccoli gruppi. Siamo in costante contatto con la direttrice e le colleghe austriache per riorganizzare il rientro in classe. Ad oggi sappiamo che ogni classe sarà suddivisa in due gruppi A e B. Ciascun gruppo sarà presente a scuola in giornate differenti. La scuola sarà solamente il mattino. Per le famiglie che ne hanno comprovate esigenze, rimane la possibilità, come è stato fino ad oggi, che i bambini siano a scuola anche nel pomeriggio. Ci sono dei turni di sorveglianza per questi bambini. Noi, gli insegnanti italiani, stiamo aspettando di avere indicazioni per poter rientrare. Il periodo della quarantena ha segnato un forte cambiamento nella scuola. Varie modalità di lavoro e strumenti sono stati considerati in maniera diversa rispetto a prima. Gli insegnanti sono stati attori protagonisti nella sperimentazione e nella proposta di percorsi innovativi per poter essere più vicini ai propri bambini. Come sempre, i bambini ci hanno dimostrato di sapersi adattare alle situazioni, di essere flessibili e che si può affrontare il cambiamento con entusiasmo. Penso che per noi insegnanti sperimentare nuove modalità di lavoro sia stata una sfida che però ci ha anche arricchito professionalmente. Un ricordo molto piacevole di questo periodo è stato ricevere una lettera classica, tradizionale, cioè mi è arrivata tramite posta e a questa lettera ho dovuto rispondere con lo stesso metodo, cioè ho scritto una lettera in bella scrittura e anche corredata di disegno. Come si dice sempre, l'apprendimento ha bisogno di relazioni positive. Nonostante le difficoltà organizzative e la distanza fisica, le maestre hanno trasmesso ai bambini un insegnamento indelebile. E parafrasando Malala, possiamo dire
un bambino, un insegnante, un computer possono cambiare il mondo.